Buongiorno raga, come state? Oggi è ultimo giorno qua a Barcellona, quindi abbiamo un pochettino di cose da vedere e poi questa sera si prende l'aereo. Ho un sacco paura per il tempo perché dicono che Milano farà un freddo boia e io non sopporto il freddo. Però vedremo insieme cosa succederà stasera. Qua dietro, non so se riuscite a vederlo, c'è l'Arco di Trionfo, che secondo quanto dice internet, perché io non sono esperta in campo, è stato costruito nel 1888 per Expo. Non male, abbastanza giovane. Lo sapete che mi fanno un po' schifo e paura i piccioni, no? E devo dire che qua, a Barcellona, sono particolarmente in salute. Grossi come delle galline, fanno uno schifo. Stiamo facendo un giro al parco della cittadella. C'è un sacco di verde, un sacco di cagnolini, ovviamente piccioni, perché senza piccioni dove si va? E una bellissima vista. Dove c'è un sacco di roba buona, speriamo di recuperare qualcosa. Aiuto i piccioni! Stiamo provando un posto nuovo per pranzo dove puoi personalizzare il tuo hamburguesa. Vediamo cosa salta fuori. La Marti copia i compiti da me perché sa che io spero prendiate il dolce. Sì. Ma queste qua non prendono il dolce, cioè. Il dolce no, questa volta no, questa volta no. No, no, no. Hamburguesa finito. Era immenso, ragazzi. Penso che sia il più buono di tutta la mia vita. Ci ho fatto mettere avocado, cipolline in agrodolce, cotte per 5 ore, pane integrale, mostarda e una cosa così tipo di carne di bovino, una cosa fantastica. E il posto si chiama Bacoa, se volete andateci, super merito, super buono, e sta più o meno nella zona di Liceu, quindi sulla Rambla, che è da questa parte e nel frattempo nevica. Ci siamo rinchiusi dentro al Mac perché è l'unica cosa reperibile in questo momento per bere qualcosa di caldo e stare al caldo. Il nostro sudamericano ha i guanti, la giacca a vento di dentro e si tiene caldo le manine. E ma hai ripreso? Io sto morendo a ridere perché è un'immagine fantastica. Vedete? Non so se si capisce, ma fuori sta iniziando a nevischiare. Che roba strana, cioè l'anno scorso eravamo qua, stesso periodo, quasi stavamo maniche corte, invece adesso c'è, abbiamo tutte mani gelate. Beh raga, fuori faceva un sacco freddo. Il nostro Joe stava morendo, la Marti aveva strafreddo, io non ce la facevo più. Quindi siamo tornati a casa, abbiamo preparato tutte le valigie e fra poco direi che andiamo in aeroporto. Prego. This cut.
finalmente a Milano. Pensavo che facesse molto molto più freddo, invece era tutta una fregatura. Si sta bene, no? Sì. Cioè, oddio, non è estate, ma stiamo bene. Direi che la nostra avventura finisce qua. Grazie mille per aver visto il video fino proprio a questo momento qui. E soprattutto tante tante grazie a Meridio che mi ha consentito di arrivare fino a Barcellona. Ricordatevi di seguire anche teconair.it. Vi lascio tutti quanti i link in descrizione, così andate a spiare tutti quanti, soprattutto questi due furboni. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!